Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Star Wars Jedi Survivor. Oggi completiamo due missioni per recuperare uno strano artefatto che ci aiuterà a raggiungere il Tempio Jedi. Tuttavia i cacciatori d'Italia ci danno la caccia e pare che l'impero stia per scoprire le basi segreti dei Jedi su Jedha, quindi buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Abbiamo raggiunto la luna spezzata di Kobo e abbiamo iniziato l'esplorazione di un antico laboratorio abbandonato da secoli. Siamo riusciti a trovare uno strano componente il cui scopo al momento ci sfugge. Dobbiamo riportarlo dal signor Cordova, che sicuramente saprà dirci cosa possiamo farci. Ah sì, è vero, abbiamo anche modificato la nostra spada laser. Ci è stato un mega spadone e come potete notare fa letteralmente il culo a tutti. Eccolo, no vabbè. Oh maronne, a quanto pare il tizio non era da solo. Vediamo un po' se può colpirlo. Wow, ho shottato la grande, buona. Stati buono che col mega spadozzo ti distruggo la vita. Ricordami che però, essendo grosso, è anche un'arma lenta. Fa uno sfacciolo di danni, non dico di no. Però dobbiamo essere consci che ci vuole parecchio tempo prima che colpisca il nemico. No, no, signore, venga qua per favore che poi si fa male. Perfetto, ma non posso tornare alle mie armi di prima? Avete visto che è pieno zeppo di... buongiorno. Genti pronte a farci il culo a strisce. È abbastanza ovvio che si aspettavano che saremmo venuti qua. Mamma mia, quanto è lenta questa arma. Aspetti un attimo. Porti pazienza e mi dia tempo di colpirla. Aspetta, non ho resta lì, resta lì. Complimenti per la schivata, ciccio. Però non è che ci sia servita molto. Ah, a posto. Gioco mi dice, sei convinto? No, assolutamente no. Allora, vediamo di cambiare lo stile col blaster a sto punto. Tienimi almeno le due spade della serie, meglio che nulla. Magari il mega spadozzo, ovvero la guardia incrociata, la tengo in caso dovessimo affrontare qualche super mega boss, che mi pare la soluzione più pratica. Ok, abbiamo sbloccato una scorciatoia. Ma ho fatto... Ah, è l'altra porta, ho praticamente fatto il giro, ok. Buono saperci, immagino. Guarda che roba, siamo in parte al punto d'attracco della navetta. Non potevate farmi attraccare 5 metri più in là, no? Ho dovuto fare il giro dell'oca, porca la miseria. E non mi pare che ci siano altri segreti. Ok, abbiamo esplorato tutto il laboratorio, quindi il nostro obiettivo era proprio quel componente di cui vi parlavo pochi secondi fa. Ottimo, questo vuol dire che dobbiamo ritornare su Kobo. Il maestro Cordova ha detto che Dagan aveva un rifugio su Kobo. Troviamolo. Qualunque cosa abbia usato per attraversare l'abisso, forse la troveremo qui. Cioè, ci deve essere un modo, santo cielo. Hanno detto che è un suicidio farlo senza le corrette strategie e via dicendo. Quindi non possiamo permetterci di correre rischi allo stato attuale. Allora, come dicevamo, siamo sulla luna, quindi si torna su Kobo dopo tanto tempo. Kobo, bene! È da un po' che volevo far visita a Monk. Ciccio, siamo partiti da 2-3 ore al massimo, Hai visto eh? Quella roba che Cal ha trovato nel laboratorio? Non è stato di grande aiuto. Forse controllando il rifugio di Dagan su Kobo capiremo qualcosa di più. La gente va su Kobo dopo che le cose si rompono, non per rimettere insieme i pezzi. Vale anche per te, Gris? Se vuoi dire che su Kobo sono arrivato mezzo rotto, hai sbagliato l'Ateron. Ero stufo di vedere le vostre facce. Mi sembra giusto, in effetti. Che poi, scusate, domanda da un milione di dollari. Cos'è successo alla luna? Perché era spezzata? È abbastanza ovvio che qualcuno abbia fatto una cavolata, causando un'esplosione di proporzioni bibliche. Ok, Kobo l'abbiamo esplorato in lungo e in largo. Tuttavia c'erano delle zone il cui accesso ci era precluso. Presumo che il rifugio di Dagan si troverà proprio in quelle aree. Non pensavo che avremmo passato così tanto tempo proprio su questo pianeta. Volete dirmi qualcosa prima che scenda? Fa attenzione intorno alle guglie di pietra, Cal. Scoperto qualcosa? La base dei predoni non è molto distante da lì. Grazie per l'avvertimento. Ok, quindi ancora una volta predoni a profusione. Che faccio? Passo Secondo al baretto? Secondo le ricerche del maestro Cordova c'è un insediamento abbandonato oltre il lato est della valle. Andiamo a controllare. Il lato est della valle, quindi... Ah, dobbiamo andare in quella direzione, dobbiamo uscire dalla città. E sì, mi pare che ci fosse un mega cancellozzo il cui accesso ci era precluso. Forse adesso con le conoscenze che abbiamo acquisito possiamo, non lo so, riuscire ad entrare con maggiore facilità. Ciao ragazzuoli, come va? Tutto bene? Ah, ok, vediamo di prendere uno di sti cosi. Perfetto, possono anche saltare sopra le recinzioni in modo tale da semplificarmi il viaggio. E vi ricordo che mi permettono anche di raggiungere alcune zone sopraelevate. Tipo qua potrei salire sopra in effetti, ma...
evitiamo per adesso. No, non ce la faccio. Diamo un'occhiata. Sicuramente ci sarà qualcosa di nascosto. Buon salve. Oh, Bidino, tu divertiti a scansionare intanto, ciccio. Io do un'occhiata. Dimmi che troviamo un olodisco lì, come possiamo si chiama. Da Doma. Ok. Frammento di priorite. Niente, mi è andata male. Che strano, sembra una cella al momento chiusa. Quindi forse era l'ufficio dello sceriffo, anche se da queste parti è un lavoro abbastanza difficile. Mi domando se le creature locali mi ignorino quando sono a bordo degli animali. Lo prendo come un no. Li ho visti abbastanza triggerati, onestamente. Però aspetta, ora posso... Oila! Risalire di qui, prima non potevo farlo. Ah, in teoria stiamo andando in direzione corretta. Sì, sembra proprio di sì. Perfetto, allora vediamo di non far boiate. Perfetto, grazie creaturina. Io scendo qua. Molto gentile. Vabbè, non importa. Ok, scendo un po' più in là a sto punto. E vediamo di sbloccare alcune scorciatoie. Ok, diamo un'occhiata in giro sperando di aver raggiunto la zona giusta. No, Cal, tienimi fuori la doppia spada. Oh, buongiorno! Scusate, mi stavo facendo una riga di cavolacci miei. Portate pazienza, buoni figlioli. Ok, magari loro si fanno fuori. Wow, wow, bel tiro! In effetti, bel tiro. Aspettate che adesso devo ricordarmi che posso attaccare più rapidamente. Boni! Però se mi sparate da un lato e dall'altro e poi mi attacca anche questo rompiballe qui, non la finiamo più. Buono. E poi ti pigli da solo. Aspetta, ci sono anche i droidi quelli standard. Spara adesso! Grazie, molto gentile, anche tu. Non farti problemi, spara pure. Buon anche te, perfetto. Ok, sapevamo che avremmo incontrato resistenza. Oddio. Oh, wow, wow, da dove? Pezzi di erba! Ma ti pare il caso di farmi sti scherzoni che poi rischi di farti male? Che è caduto di sotto. Ok, io provo a dare un'occhiata, ma... Oddio mio. No, decisamente non dovrei trovarmi qui. Salve, buongiorno. Oh, che spavento! Mi ha attaccato all'improvviso alle spalle! E che cocchio! Oh, marone, no, 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 mettetevi in 86 ad attaccarmi come al solito. Un attimo! Aia, questo lo sentite giusto un attimino. Il lato positivo è che se sono fortunato hai ucciso il tuo collega. Ok, però sapete che lo uccido intanto. No, non l'hai ucciso. Un attimo che ero bloccato con le animazioni. Ui, ci hai provato. E poi ci sei morto male male. Ribadisco, ci vogliamo dare una stracocchio di calmata? Già c'è il gioco che sta laggando a profusione. Ciccio, tu divertiti a fare le scansioni, bravo. E io do un'occhiata in giro. Campo dei banditi. Perché sono venuto qui? Allora, cerchiamo di essere tattici. Vediamo di salvare il punto di teletrasporto, perfetto. E ci torniamo in un secondo momento. Do giusto un'occhiata, se mai che troviamo una bella cassa con gli steam extra. E mi farebbe proprio schifo schifo, eh. Sembra che io sia andato oltre il punto di interesse. Mi trovo praticamente nella zona sopra. Va bene, non è un problema. Mi basta ritornare sui miei passi. Disse il telone prima di sentire il bisogno estremo di dare comunque un'occhiata in giro. Ah, è da qui che i droidi mi hanno attaccato prima? Vediamo un po' se c'è qualche altra scorciatoia. No, qua è tutto chiuso purtroppo. Wow, 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 ok. Ok, bello scherzone. Davvero un bello scherzone. Complimentoni. Oh, dovete darvi veramente una stracocchio di calmata. Se qualcuno se lo stesse domandando, sì, mi hanno ucciso in un momento di distrazione. Porca la miseria. Quindi vediamo di restituirgli, aia, il favore appena possibile. No, 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 no. Occhio. Ah, come non fosse accaduto nulla. Sfiga vuole che siano respawnati tutti, perché mai una gioia. Per ora posso tipo fargli lo scherzone così dall'alto. Oh, molto ma molto più semplice. Signori, non mi avete praticamente notato, ma per davvero. Aia, au, au, boni. Dai che poi vi pigliate da soli, ragazzi. Non vi barattate in questo modo. Ok, ora ho capito perché prima c'era sto cocchio di punto che mi permetteva di tornare indietro. Ah, ora ci stiamo avvicinando. Sì, stiamo andando in direzione corretta. Ciccio, non mi deludere, mi raccomando. Vai. Ok, dobbiamo scendere là sotto. Facciamo molta attenzione a non far sbattere l'uccello sulle pareti rocciose. Ah no, pensavo su una cassa di steam per un secondo. Mi ero eccitato, ma proprio una cifra. No, è solo un oggetto estetico. Vabbè, lo stesso colore e la stessa forma praticamente. Ok, dobbiamo andare lassù e c'è un punto di salvataggio. Oh, marone. Cerchiamo di non volare di sotto, che lo eviterei molto ma molto volentieri. Sponchete. Oh, guarda chi c'è. Mi hai fatto prendere un colpo assurdo. Questa volta teniamoci a distanza. Sì, beh, dai, l'ultima volta non ci ha tecnicamente neanche attaccato. Ci ha solo dato un colpo di ali e tanti saluti. Aspetta un secondo che mi sa di zona facoltativa, quindi ci do giusto un'occhiata veloce. Tanto abbiamo salvato, quindi anche se... rischio la mia vita giusto un attimino. All'anima dell'attimino.
Porca miseria. Dove boia sto andando pure io? Buon salve. C'è qualche oggetto collezionabile? Mi sa che ci sono più modi per raggiungere probabilmente la stessa identica zona. Oddio, sono andato a immischiarmi dove non dovevo, vero? Bidino intanto fa le fotine. Bravo. Un Neko in gabbia. Oh, povero stellino, non l'avevo visto. Dimmi che c'è un modo per liberare quella povera innocente creatura. Intanto abbiamo anche trovato un Neko. Lasciami stare. Ok, gente morta. Stai bene? È morto. Devo andarmene da qui. Turgul? Il tizio del bar, quello dall'aspetto molto rosposo? Chi sono? I droidi? Dove sono? State che apro la porta intanto. Ah, siamo dall'altra parte! Me la ricordo questa zona. State buoni, ragazzi. State buoni, non rompete le scatole. Li ho fatti fuori uno sfacelo di tempo fa. Tuttavia, la porta era chiusa. Ok, in realtà abbiamo aperto un'ottima scorciatoia che ci tornerà sicuramente utile in futuro. Portiamolo da Doma. E ho trovato un frammento di priorite. Olè. Ottimo, riprendiamo il nostro viaggio. Vai, Cal. Olè. C'è un altro di quei cosi. Ok, mi sa che dovremmo planare un sacco quest'oggi. Oh, maronne. Questo non promette bene. Dobbiamo evitare di mettere i nostri santi piedini sulla lava. Oddio, correnti ascensionali, correnti ascensionali. Vediamo un po' se riesco a farmi dare una spinta verso l'alto. Che ok, non sarebbe male. Wow, ma ti pare il caso di palpeggiarmi all'improvviso? No, un cacciatore di taglie sicuramente. Signore, che fa, picchia? Non si picchia dopo le 18, è maleducazione. Miseria. Ok, tirami fuori l'arma pesante, ciccio. Ha pure i blaster lui. Gli Axion ci hanno rintracciato. Sì, a quanto pare sì. Ti ho detto, tira fuori lo spadone. Ehi, certo. Cal, se me lo vuoi anche agganciare quando hai un secondo, grazie, molto gentile. Allora, contro di lui è praticamente inutile utilizzare la forza. Aspetta, bastardo. Ok, i colpi li sente molto molto bene. Il problema è che è anche molto molto veloce. E basta sparare. Miseria, perché non mi rilancio con le mine? Dovrebbe andare tutto bene. Aspetta, e basta. Ti ho fatto più danni rimandandogli indietro i colpi del blaster. Che altro? No, mi devi dare le spade doppie. Le spade doppie, grazie, molto gentile. Perfetto. Signore, la deve smettere di spararmi col blaster. Si è praticamente fatto fuori da solo, non dico altro. Sì, servono le spade doppie, perfetto. Ora è stato molto più semplice sconfiggerlo. Che succede? Salve, è la tizia del baretto. Ah, niente male. Ho combattuto un po' di M, ma vabbè, non importa. Figo, lo voglio anch'io quello. Io sono Cage Vanda. Questo... Gruffa Fango ha trovato le tue tracce all'avamposto. Cal, vuol dire che mi tenevi d'occhio? Oh, tutti ti tengono d'occhio, Cal. Non capita tutti i giorni che i nuovi arrivati si presentino abbattendo uno degli uomini di Ravis e, tra parentesi, ci sai fare. Bella entrata in scena. Grazie, immagino. Che cosa vuoi? Ah, oh, cosa voglio? Cal, voglio ricompensarti per ognuno di questi che metterai fuori gioco. E immagino che ce ne saranno tanti. Sei l'unico che è venuto su Kobo in cerca di pace e tranquillità. Grazie. Troppa dei cacciatori di taglie e ti premierò con qualcosa di bello. La patata? Era uno degli Axion. Significa che ne arriveranno altri. Esatto. Per tua fortuna. Occhi e orecchie ovunque. Direi tentacoli più che altro ovunque, ma vabbè. Passa al saloon. Ti aiuterò a sbarazzarti dei cacciatori. Perché proprio tentacoli? Oddio, che bene. Schifo. Signora, ma come cammina? Scusi? Crede di essere nel Far West, ma per davvero? Ok, contenta lei. Qui sono l'unico a non avere dei razzi. Questo è vero, ciccio. Ci farebbero proprio una cifra, comodo. Ok, taglie di Kaish sbloccate. Ora è possibile seguire le taglie sulla schermata viaggio. Va bene. Dai la caccia a tutti i bersagli standard e dimostra di essere degno di affrontare i migliori. Interessante. Sì, c'era anche nel precedente gioco. Amico. Dobbiamo ancora trovare il rifugio di Dagan. Scusate un attimo che facciamo la fotina al tizio morto. Perfetto, era il granatiere degli Axion. Signora, parliamo ancora? Non te la sei sentita di darmi una mano? Gratis? Non credo proprio. Ah, ok, il vile denaro comanda ancora una volta. Allora, Willa, vedo un sacco di correnti ascensionali. Avanti e indietro. Oh, un tempio, perfetto. Per
percepisci il pianeta nel suo insieme ed entra in sintonia. Credo di... Sì, lo sento. Così, molto bene, Padawan. Ok, Padawan, altro che Padawan. Mi serve una sferetta. Qualcuno ha visto sferette in giro? Signora, hai visto qualche sferetta da qualche parte? Tendenzialmente io vedo lava. Ah, non me ne ero accorto. Questa è una parete scalabile. Vai, Cal, forse sopra. Oh no, sopra c'è qualcosa di nettamente peggio. Ok, questa come la risolviamo? Allora, intanto eliminiamo questi che mi danno già fastidio. E olè. Weyla, un attimo, che sono subito da te. Porca la miseria. Ho avuto neanche il tempo di arrivare, che subito mi ha attaccato male male. Allora, rallentiamo il tempo. Perfetto, c'ho un insetto nella vita vera. Scusate che mi sta distraendo tantissimo. Io in verità ti ho premuto il comando per parare, Cal. Tu hai scelto di non farlo. Oh, signore, è scivolato male di sotto. È ancora vivo? Che faccio? Scendo e lo attacco dall'alto, vediamo un po'. Il gioco ha detto va bene, non ci sono problemi. Aspetta, 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 ancora un colpo. E lo abbiamo trucidato. Signora, lei proprio fottesega. Allora, no, non mi ci trovo con sta storia del mega spadone. Credevo che contro i boss e le creature più grandi sarebbe stato utilissimo. No, mi sa che lo disattiverò appena possibile. Allora, abbiamo una barriera che non posso ovviamente disattivare. Pertanto, scegliamo un percorso alternativo. Ciao, piccolo stellino. Me lo dai un bel passaggio? Dove andiamo però? Ah, ok, direi di andare da questa parte. Ok, abbiamo anche un punto di meditazione. Questo deve essere il posto di cui parlava Cordova. Vediamo di riposare, perfetto. Così abbiamo tutti gli steam carichi. Possiamo partire. Allora, ci serviranno sicuramente sferette di energia, se ho visto bene. Altrimenti proseguire sarà praticamente impossibile. Non siamo i soli che stanno cercando qualcosa qui. Pensi che sia Dagan? Potrebbe essere lui in effetti, eh. Ha fatto un'uscita in grande stile, questo è poco ma sicuro. Ok, qua sì che serve una sferetta. Dobbiamo trovare dove la custodiscano. Con quello possiamo ritornare indietro all'occorrenza, quindi direi di entrare qua dentro. Oh! Ma porca la miseria, buongiorno. Onestamente un po' mi pento di non avere il blaster con me. Vabbè, mi hai imparato l'attacco? Ti sembrava ci fosse un attacco speciale dalle spalle? Dai. Ciccio, hai un attimino rotto i maroni, non so come dirtelo. Stati fermo, mi metti anche ansia onestamente. Grazie. Ok, quindi è uno dei suoi templi a quanto pare. Allora, questo si può girare, vediamo un po'. Ah, e fa girare il raggio al suo interno, però... Oltre? Ci deve essere... Ah, c'è un cubo che lo blocca. Ok. Sai che dobbiamo entrare qui. E... tiriamo giù il cubo. Aspetta, no, dall'altra parte. Analizzare la Kogomatei per prepararvi ad attraversare l'abisso. Ma se avrete successo, rafforzerete ancora di più la vostra connessione alla forza. Ok, questo a prescindere tornerebbe utile in effetti. Capisco, maestro. Ora posso congedarmi. Ti attendono altrove? Molto bene. Ma torna presto. Grazie, lo farò. Allora, se ho visto bene, c'è una sferetta su quel piedistallo. Bidino, scansione, non rompere le scatole. Tuttavia, dobbiamo liberare la zona qui a sinistra. Altrimenti la sferetta non la posso tirare da questa parte. Ok, ora possiamo ritornare di qui. Vedete, il meccanismo torna anche indietro da solo. Questa la prendo io. Grazie, molto gentile. Fino alla nostra meta comune. Santari Kree addestrava i Jedi per il viaggio attraverso l'abisso. Ok, a posto. Dimmi che non respawna e non torna indietro. Vorrei evitare di rifare i big giri ogni 5 secondi. Che è già capitato in passato, purtroppo. Qui là c'è qualcosa che luccica lassù. Tuttavia non so come recuperare l'oggetto perché il raggio era dall'altra parte. Vabbè, ci torneremo casomai in un secondo momento. Questo quindi lo possiamo lanciare là. Vai. Secondo mi ero caccato. Ma giusto un attimino. Vediamo un po' cosa possiamo farci di bello. Bravo Cal. Ah, possiamo distruggere lo schifume. E tutto questo per liberare una corrente ascensionale. Potremmo sfruttare quella corrente? Sì. Direi proprio di sì. Cal, puoi mollare? Molla? Ok, ho premuto tutti i tasti e poi ho scoperto che era quello per schivare. Non chiedetemi perché, come ho detto io ho smesso di farmi domande un sacco di tempo fa. Datemi giusto un secondo che recupero quello steam che ho dovuto sprecare per far fuori quel cocchio di droide. Allora, dobbiamo andare in quella direzione. Aspetta che... se sbagliamo, qua ci si schiatta male male. Ok, dammi una spinta verso l'alto. Spinta verso l'alto.
Per andare dove, peraltro? Mi stanno salendo un po' di dubbi. Allora, un secondo. Oh, ok. Ora ho capito dove dobbiamo andare. Siamo... Oddio, troidi. Ciao, ragazzi. Che fa? Ma cosa state facendo? Aspetta, vedete che c'è il tizio kamikaze. Sì, però non c'era bisogno di uccidervi tra di voi. Vengo qua? Faccio... Ci sono problemi? Ecco qua. Ma sono troppo facili da battere, sti cosi. Ti vengono quasi i sensi di colpa? Ok, serve un'altra sferetta da mettere lì, quindi avremo altri enigmi da risolvere in un nuovo tempio. Ma che state facendo? Salve! Ma vogliamo smettere di bighellonare? Ma chi diavolo li ha programmati? Oh, che succede? No, 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 no! Oh no! Oh, male, molto, ma molto male. Wii! Wii, wii! Va tutto bene? Aia! Va tutto bene, ma proprio per niente. Oh, ce ne sono due. Ce ne sono due, aspetta un secondo. Ok, potrei tirargli i sassi, non dico di no. Però non sono mai stato un momento furbo. Ehi, au. Aspetta, l'ho sentita, ma giusto un attimino. Stimmami, stimmami quando è il secondo. Porca miseria, intanto devo eliminarne uno. Aspetta, 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 fonchete. E... au. Me l'ha tirato anche lui. Non vale, un blotto. Aspetta, no. Ci ho provato, bastardo. Aia, però ci sei anche riuscito. Quando vuoi stimmarmi non mi offendo, bidino. Ciaone. Io premo Q allo sfinimento e lui non mi cura. Schivone e ricontrattaccone se riesco. Devo fare attenzione a non farmi. Cal, cal. Bravo, quando ti dico di schivare magari schiva. Sarebbe una cosa molto utile, ok. Mi ha stimato, bravo. Wii, wii. Aspetta, da quando è che c'ho lo spadone singolo? Non mi ero neanche accorto. Occhio, occhio. La miseria. Ok, forse contro di loro lo spadone è molto più utile del previsto. Vai, triggeratissimo staccatura, vai. Aspetta, oh. Questa non mi è piaciuta, mi ha fatto veramente un cattivo... scherzone, ho finito la forza, mi sa. Aspetta, schivone. Perfetto. Ma di contrattaccone? Ok. Benvenuti, Jedi. Grazie. Su ogni mondo raggiunto dalla Repubblica ci sono nuove opportunità per condividere e imparare. E questo pianeta ha molto da insegnarci. Cosa avevi scoperto, Santari? Ok, perfetto. Dicevo, deve aver scoperto qualche collegamento fra la forza e altri elementi naturali. Chissà allora quali segreti si celano in questo luogo. Possiamo passare da qui, buongiorno. Importante che non mi attacchino di nuovo, perché queste zone sono abbandonate da un sacco di tempo. È dappertutto. Ah, si chiama così? Cobo materia. Sì, ma non la toccare, ciccio. Che stai facendo? Oddio, sblocchiamo una nuova abilità per BD1. Ecco qua, cosa gli è montato? Può spruzzare la cobo materia? E che vantaggio ci dà? Va bene, proviamo. Cobo polverizzatore di BD1 sbloccato. Ora BD1 può spruzzare la cobo materia sulle superfici. Spruzza un tracciato di cobo materia sui raggi modulari di cobo per bruciare gli ostacoli. Ah! Possiamo creare una sorta di percorso. Questa è tanto nuova. Che la cobo materia abbia origine dal cuore dell'abisso. Questa strana sostanza è misteriosa. Eppure siamo in grado di studiarla e manipolarla. Come ogni cosa, una volta compresa, può essere indirizzata e controllata. Ok, quindi fate una sorta di percorso così. Studiavano la cobo materia e l'abisso. È così che Dagan è arrivato fino a tanto. Belli. Ottimo, e ora possiamo scalarci la parete. La sferetta non la posso portare via, purtroppo è bloccata all'interno della parete. Ora recuperiamo la sferetta da lì, la ributtiamo di là. Perfetto. E ora dobbiamo fare praticamente la stessa identica cosa. Aspettate che normalmente non premo tanto due nei videogiochi. In questo invece sì, lo premiamo in continuazione. Aspetta un attimo, se ho visto bene possiamo creare un percorso anche da questa parte. Vai, che dovrebbe bruciare tutto. La Repubblica e l'Ordine Jedi possono risolvere gli enigmi. Ah, speravo bruciasse fin qua sopra. Al servizio del bene comune. La forza è la nostra guida. Sembra l'ordine che ricordo io. Tutto ciò che ha costruito Kree è stato distrutto da una catastrofe imprevista. A volte sembra che la storia continui a ripetersi. Già, questo è poco ma sicuro. Perfetto, ha funzionato. E tutto questo per recuperare probabilmente un disco dati. Bella scoperta. Portiamolo da Zeta. Ok, ottimo. Ora posso aggrapparmi da sopra e risalire il tutto. Aspetta, mi sa che devo prendere la sferetta? Forse la posso prendere anche da qua sopra. Allora, datemi un secondo che c'è un bel punticino. Se sono fortunato mi aumenta, dico, la forza questa volta. Aumento di forza fa comodo, perché ne sto un po' abusando. E senza della forza ottenuta.
Olè. Oltre qui non possiamo andare, purtroppo. E abbiamo trovato anche dell'eco. Vediamo un po'. Ho sentito la maestra Cree parlare dei suoi sogni per l'abisso. Evita di fare congetture e di origliare. Sì, maestro. Le mie scuse. Sti Padawan che si fanno i cavolacci degli altri. Ok, sferetta recuperata. La possiamo lanciare lì, in modo tale, presumo, da recuperarla in un secondo momento. C'è sempre il problema del despawn improvviso. Ok, aspettate che premere 3 W e poi dover premere 2. Ma no, cioè, vi giuro, i controlli da mouse e tastiera, come ho detto più volte, sono orripilanti. Ah, posto. Presumo che dovremo puntare ancora una volta verso il centro. Dobbiamo atterrare prima o poi su quell'isoletta centrale. Olè. Un altro condotto ripulito. Ora possiamo usare la corrente per arrivare dall'altra parte. Cioè, fatemi capire bene, i Jedi del passato avevano previsto che noi dovessimo usare le correnti ascensionali perché potevamo cavalcare gli animali. Laggiù c'è un'altra camera. Sì, sì. Controlliamo. Aspetta che Bidino vuole fare il file fotine, non c'è bisogno di chiedere il permesso. Ok, cerchiamo di arrivare abbastanza in là. Oh, ok, non so se basta. Ok, ora basta, dovrei avere abbastanza spinta. E vedo genti che litigano con altre genti. Allora, facciamoci i cavolacci nostri. Facciamo che la natura faccia il suo corso. Con i perdoni del caos che stanno litigando con la fauna del luogo. Ma ancora una volta non ho sentito niente. Vabbè, non importa. Guarda, i piccoli stellini come si divertono tra di loro. Ovviamente vinceranno i perdoni del caos, è abbastanza ovvio. Però sì, ragazzi, non è che posso stare qua tutto il giorno. Salve signore. Scherzone da dietro. Aspetta, no, ci hai provato. E poi ci sei morto. Docile creaturina. No, vieni qua. Ma che ne dite? Ah, fatta, stavo litigando con l'animale. Non c'era bisogno di farmi questi scherzoni improvvisi. Che scherzo di M, Gianfranco. Ma dimmi te. Sogno io a farmi i jumpscare off improvvisi. Oh, ci hai provato di nuovo. Questo è più forte degli altri, è la mia impressione. Hai un attimino rotto le palle. Oh, non la finiamo più. È prima ora che ti attacco. Poi mi fa le animazioni. Porca miseria, curami. 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 Porco cane. No. Hai rotto le palle. Hai veramente tanto rotto le palle. Ah, miseria, gli ho lanciato la spada laser, ha funzionato stavolta. Oh, sto qua era super triggerato. Non voleva morire, non voleva arrendersi. Ok, tutto è bene, quel che finisce con la morte degli altri. Ok. Porca miseria, ce n'è un altro. Signore, per favore, non è giornata, non ho neanche il blaster da tirar fuori, ma ho un sacco di forza per romperle, ci siamo capiti? Attacco, io non morirò. Le ultime parole famose. Era nascosto qua dentro lui, il furbacchione. Ok, devono essere ancora una volta gli uomini di Raidis. Vediamo un po'. Qualcuno ha una sferetta? Grazie da prestarmi, molto gentile. Benvenuti, Jedi. I nemici della pace minacciano la frontiera della nostra repubblica. Superato l'abisso, Tanalor può diventare un baluardo contro questo pericolo. Una luce di speranza e giustizia per l'orlo esterno. Per lei Tanalor era più di una missione. Era il sogno di un futuro migliore. Ok, ottimo. Usiamo il cubo per tenere la porta aperta, perché quando prendo la sfretta avete notato che la porta prova a chiudersi. Ma io ho una mente superiore. Aspettate un secondo che la mia mente superiore non è perfetta. Ottimo. La possiamo ruotare? È altresì vero che possiamo usare Bidino per creare una sorta di percorso. Ottimo. In modo tale da aprire questo. Ok, vediamo un po'. Oh, zona segreta immagino. Guarda, se mi dai un aumento di vita, la mia giornata è perfetta da quel punto di vista. E abbiamo ottenuto precisione, un beneficio. Dobbiamo potenziare i benefici. È vero, abbiamo abbastanza holodischi lì, come si chiamano. Tanto. Ho fatto prima possibile. Il mio maestro è insistente. Beh, di questo non devi più preoccuparti. Non qui. Ok, probabilmente non è la soluzione corretta. Ma quando non c'è una soluzione, il telone prova a inventarsela. Vediamo un po', dimmi di sì. L'arte di arrangiarsi, potrei scriverci un libro, santo cielo. Ok, mi domando quale fosse la soluzione giusta. Perché chiaramente non era questa. Allora, portiamo la sfretta sul macchinario. Questa dovrebbe essere l'ultima volta che devo sbloccare un'altra canna fumaria qua. Ora possiamo arrivare in cima. Sì, ma che fatica e che voglia di vivere, santo cielo. Vorrei un bel punto di salvataggio per ripristinare la mia vita. Non sarebbe male. Pronto a partire, Ciccio? Vai! Verso l'infinito e oltre. Oddio, dovrei davvero atterrare lì al centro.
Ok, punto di salvataggio. Vediamo che qualcuno non mi attacchi. Che non sarebbe male. Il gran cortile. Sembra la residenza di qualcuno di alto locato, che paradossalmente vuol dire situato in alto. E questo era situato molto Entriamo in alto. Entriamo in azione. Allora diamo un'occhiata in giro. Oh no, ci sono dei droidi all'interno o dei cacciatori di taglie. Ovviamente ci doveva essere gente pronta a farmi il culo a strisce. Che strano, ho dato un'occhiata tutto attorno all'abitazione, ma non c'è nessun segreto. Buon salve. Buongiorno, che fa di bello, signore? Ehi, aia, ma che fai? Tocchi, non si tocca. Ehi. Oh, super trigger. Oh. Super triggerato il tizio. È anche il tempo di entrare in azione, porca la miseria, Abidino. Fai di steam, ottimo. Poi lanci la spada laser. Perché avete tutti armi laser, peraltro? I cacciatori di taglie sono molto più seri del previsto. No, no, ci hai provato. Hai provato e mo ci muori. Beh, morire magari no, ma di certo faccio il culo a strisce. Occhio. No, va tutto bene. Lancio di nuovo la cosa, perfetto. Paratone e ricontrattaccone. Dai che sei in fin di vita. Sei in fin di vita, ciccio. Vai così, ok, ottimo. A posto. Oh. Un altro predone con una spada laser. Mio Dio. Dagan li starà mandando in giro per qualche motivo. E noi stiamo seguendo la stessa pista. Ok, abbiamo fatto anche la scansione. Cosa vuoi di più della vita, Bidino? Non ti ferma nessuno, BD. Aprimi la porta intanto. Quindi questa è una sorta di cortile esterno dell'abitazione. Non ho subito neanche troppi danni una volta tanto. Non si passa. Beh, non mi serviva BD per dirmelo, santo cielo, l'ho capito pure io. Cosa abbiamo trovato? Un altro di quei dispositivi. È rotto anche questo. Ok, tu recuperalo. Probabilmente ci tornerà utile. Wow, sta arrivando. Distruggila, ora! Dei Jedi hanno provato a danneggiarla. Ah, e Dagan poi è arrivato e li ha fatti fuori. No, Dagan. Aspetta. Non fare le veiderate, santo cielo. È un componente essenziale forse per navigare all'interno della nebulosa lì, come cacchio si chiama. Probabilmente lo volevano tenere lontano. Dagan ha ucciso dei Jedi per averlo distrutto. Potrebbero essere la risposta che cerchiamo. Ricordiamolo al maestro Cordova. Impeccabile. Ok, aspetta, continuiamo a far scansioni intanto. Questo ce l'aveva il maestro Tapalla. Il bello è che il tizio l'abbiamo liberato noi. Se non l'avessimo liberato... Spingile! Attenzione! Io non... Ovviamente. Dicevo, se ci fossimo fatti i cavolacci nostri... Dovremmo riportarlo a Jeddah. Il maestro Cordova vorrà vedere cosa abbiamo trovato. Tutto ciò non sarebbe mai accaduto. Vedete di impicciarvi dei fatti degli altri? Volevo dare un'occhiata che magari ci sono cose nascoste, ma... Non c'è nulla, purtroppo. Ma porco cane, mi dimentico sempre di compromettere la mente dei miei avversari. Ad ogni modo, l'indicatore blocco si riempie più in fretta. Perfetto, questa è un'abilità molto utile. Ho ancora due punti abilità. Sapete molto bene che tendo a potenziare i poteri passivi, diciamo. Possiamo ad esempio cercare di confondere più di un avversario. Due in una volta sola, quando ci attaccano in gruppo, potrebbero essere la cosa più stupida della vita. Il problema qual è? È che il telone si dimentica le abilità. Non sto scherzando, si dimentica le combo e via dicendo. Qualunque altro potenziamento mi richiede due punti abilità, che per adesso non abbiamo. E a sto punto, signori, io vado di viaggio rapido, perché è inutile rifarsi la strada al contrario. Torniamo rapidamente alla piattaforma di atterraggio. E chi si è visto, si è visto. Magari faccio un salto veloce così per simpatia al baretto. E no, non per farmi un goccetto. Cal non beve praticamente mai. Quasi astemio sto tizio. Aspetta che faccio un saltino sul tetto. Vediamo un po' se le piante sono cresciute. Oh, in effetti a sì. A queste piante servirebbe compagnia, BD. Sì, non mi metto a fare il piccolo giardiniere adesso. Ero solo curioso, in effetti. Non so perché hanno messo il giardinaggio su Star Wars. Gioco, se laghi un po' di meno. Aspetta un secondo, l'acquario è ancora sporchissimo. Mi aspettavo che sarebbe stato ripulito. Ciccia, come va? Tutto bene? Oh, dovrei avere abbastanza holodischi, lì come si chiamano, per sbloccare quel cocchio di slot beneficio. Affare fatto. Sicuro, Cal. Perfetto, appena possibile devo anche vedere di riattivarlo. Come va? Come te la passi? Oh, Cal, mi fa piacere vederti del tutto incolume. Più o meno. Tutto bene qui? Bene, grazie. Non è la prima volta che dei saccheggiatori terrorizzano questa frontiera.
Ma i nobili cavalieri Jedi sono di nuovo alla riscossa. Sei molto gentile, Zeta, ma eviterei di parlare di nobili cavalieri. Sì, certamente. Va che gli è andata una ripulita incredibile. Mi sono fermato solo adesso a dargli un'occhiata. Wow. Allora, vediamo di fare un salto di sotto, perché in teoria ho fatto fuori una tappa. Questa stanza non era aperta. Che buia serve questa stanza? È vuota, non serve a nulla. Ah, sapevo di trovarti al baretto. Furbacchioni. Dicevo, il tizio che abbiamo fatto fuori conta come taglia? Cosa posso proporti oggi? Ok, in effetti ho una olotaglia. E per sbloccare le altre abilità c'è bisogno di almeno due olotaglie. E possiamo sbloccare elementi estetici, casomai, per le nostre armi. Va bene. Un Axion che si fa chiamare Keep Ostar è stato visto nei pressi della Gola Aspra. È abile nel cogliere le prede alla sprovvista, perciò occhio. Grazie per la dritta. Ringraziami quando avrai la sua olotaglia. Guarda, mi prendo alla sprovvista da solo praticamente, ma vabbè, dettagli. Ok, non mi metto a chiacchierare con tutti, però sì, la quantità di gente qua dentro sta aumentando. Guarda, Bod, lì tranquillo, tranquillo. Che poi, li ho appena visti tutti al baretto, quindi ovviamente non possono essere anche all'interno della Mantis, vero? Oh, oddio. Bod sta facendo la stessa identica cosa nella stessa identica posizione. Sento puzza di gomblotto, purtroppo. Cordova saprà qualcosa sulla tecnologia trovata da Cal. Scherzi, quel tipo è un pozzo di cultura. Sono contento di rivedere Sir, le devo molto. Mi ha anticipato lei i crediti per il Pailun. Hai capito? Quanto le devi di preciso, Grease? 2000 crediti, più o meno. Se le cucinassi il famoso sformato di nonna Pailun, potrebbe anche abbonarmeli. 2000 crediti? Meglio che sia uno sformato con i fiocchi. Sì, in effetti. E il bello è che lui continua a essere convinto di cucinare bene, eh? Non dico altro. C'era un'intera area di Jedha che non abbiamo esplorato. Mi sa che molto probabilmente lo stiamo per fare. Oh, bravi ragazzuoli che mi atterrate direttamente all'archivio. Peraltro la nostra nave ci passa giusta, giusta. Aia, giurerei di aver visto una leggera compenetrazione, Il buco non era abbastanza grande, detto così suona male. Ma lasciamo stare. Tu non vieni, Grease? Forse dopo, resterò sulla Mantis a fare qualche diagnostica. Se ti servono riparazioni, gli anacoreti di Sir ti aiuteranno volentieri. No, grazie. Meglio che quei tipi strani non armeggino con la mia nave. Ah, piccolo stellino è geloso. Mi sembra anche giusto, in effetti. Allora, buongiorno signori. Cal is in the house. Ma come possiamo sapere che sarà sicuro? Non possiamo. Le risorse della rete sono al minimo e alcuni dei leader locali non sono disposti a correre rischi. Come possiamo convincerli? In molti temono che accettare i rifugiati li farà diventare dei bersagli. Che strano congegno. Questo sembra essere una copia. Sì, ma non farli cadere. Danneggiati da spade laser. Io non c'entro. Questa volta. Non sia mai. Riuscirai a ripararlo? Non lo so, ma sicuramente ci proverò. Maestra Jedha, l'impero si avvicina al rifugio del pellegrino. È una forza d'assalto? No, una squadra di scavo. Bene, non sanno del rifugio. Per ora... Rifugio? Tra le rovine. È iniziata l'evacuazione. È già in corso, ma... fratello Armias non risponde. È morto! Armias ha i codici di contatto. Se lo catturano, l'intero cammino segreto sarà in pericolo. Conosco le rovine, vado io. E io verrò con te. Ovviamente. Bod? Preferisco restare qui. Mi renderò utile. Mi serviva proprio un assistente. Trovate Armias. Contaci. E testa sulle spalle. Con lui, dici? Non prometto nulla. Ma che c'entro? Credo che si riferisse a te. Infatti. Sei tu la mina vagante, ciccia? Beh, anch'io, in effetti, ma insomma ci siamo capiti. No, ma ci servirà uno spamel per arrivarci. Si radunano vicino alla base. Seguimi. Cos'era questo posto? Un vecchio monastero degli anacoreti. Notevole, vero? Sì. Il rifugio del pellegrino è un tempio antico. Sir e il maestro Cordova l'hanno scelto come rifugio del cammino segreto. Sapevamo che l'impero sarebbe arrivato, ma non così presto. Aspetta, l'ultima volta questo passaggio mi era precluso? Ah, adesso, visto che c'è Merrin, possiamo passare, certo, certo. Dammi un secondo che c'è dell'eco. La maestra Jedha ci aveva detto del tuo arrivo. È un onore incontrare una persona meritevole del suo rispetto. Posso accompagnarti? Sei la prima strega che conosco e ho molte domande.
Ok, beh, immagino che fossero una specie in via di estinzione dal loro punto di vista. Oh, fa un caldo bestia qua fuori. Porco cane. Il passo del pellegrino è dall'altra parte del deserto. Ok, quindi dobbiamo trovare un passaggio. Speriamo che quei simpatici animaletti mi facciano fare una bella cavalcata ancora una volta. Detto così suona malissimo. Di qua, maestra Genda, ci siamo quasi. Allora, cosa ne pensi? È vecchia, abbandonata e nel mezzo del nulla. È perfetto. Sì, voglio dire, a parte qualche porticina qua e là, è praticamente impossibile riconoscere una sorta di base in questo luogo. Bello quel tempio. Oh, oh, camminatori. Oh, porca la miseria. Allora, fatemi salvare la partita perché sicuramente ce ne sarà bisogno. Forse li possiamo evitare? Non siamo tecnicamente... Tornerai a lavorare per Su Guerrera. Non lo so. Non l'ho più sentito da Coruscant. Ecco il nostro passaggio. Sì, in effetti Su Guerrera non l'abbiamo più contattato. Speriamo che questo Spamel non ci abbandoni. Non pensarci, Cal. Tu non c'entri. Vediamo un po'. Forse sono abbastanza veloce da poter evitare lo scontro. Se l'animale si spaventa, ci scaraventerà a terra. Cerchiamo di non attirare l'attenzione. Non sarà facile col deserto che pullula di imperiali. Vuol dire che li affronteremo insieme. Ok, mi sono drammaticamente perso. Pensavo di dover venire qua. Ma il punto di interesse è molto più in giù. Oh, porco cane. Ok, mi sa che dobbiamo andare in quella direzione. Oh, porco cane, assolutamente. È pieno zeppo di creature dovunque. Proviamo a utilizzare gli spammer qua, come qualche si chiamano. Se sono abbastanza veloce, forse riesco a evitare lo scontro. Vai, bravo, piccolo. No, 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 no. Perché mi hai buttato lì sotto? Vinceremo noi. Ma vinceremo cosa? No, non affrontatemi, non affrontatemi. Salta a bordo, salta a bordo, salta a bordo. Non ne voglio sapere nulla. C'era lo spam che mi si stava buggando in culolandia. Oh no, l'impero. Ciao ragazzi, che fate di bello? Tua nonna è in cariola, chi vuoi che sia? C'ho le spade laser, porca la miseria. Ancora una volta non siete più furbi del circondario. Signore, lei è un pochettino buggato, ma le voglio bene comunque. Ok, mi sono avvicinato al punto di interesse. Più o meno. Si trova 5 cm più in là. Oh no, mi sa che alla fine li dobbiamo affrontare. Ciccia, riesci a bloccarlo un attimino a terra? Cala miseria, ok, ok, ok. Ui, 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 ui. Qua ci potrei anche morire? Non dico di no. Aia, aia. Oh, oh, oh. Era super triggerato. Bloccali a terra se riesci. Cala miseria. Io provo a colpirli. Ma il tuo potere dura troppo poco. Aspetta, 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 aspetta. Gran fetta di culo. Marin. Mary mi dai una manina quando hai un secondo? Oh, cane è arrivato dietro all'improvviso. Ecco di morto, ecco di morto, ecco di morto. E che fuggono quando sono troppo feriti. Come ho detto sono più furbi del previsto. No, no, vieni qua. Vieni qua a dirmi le stesse cose. Ormai ti trucido, ormai sei mio. Aspetta. E ok. Fuori uno. Gli altri sono abbastanza feriti, quindi non dovrebbe essere un gran problema. Io non mi aspettavo uno scontro del genere, vai. Aspetta. Oi! Ci hai provato, bastardone. E poi ci muori. Ok, resta l'ultimo dei cugini ed è fatta. Ehi, bastardone, ci hai provato? Il cucchiotto tonnellate di spade laser sulle gengive. Ah, perfetto, sì, ma Cal, non calpestare la povera creatura. Mi sa che dobbiamo andare in quella direzione, purtroppo. Mary, ti sei messa a farle fuori tutte? Non ne esiste neanche una. A malapena le hai toccate. E a fare così e poi triturarle, vedi? Ho teletrasporto, ma c'ho lo sforzo. Allora, oh no, soldati imperiali là davanti. Tanti soldati imperiali. Che litigano con le zecchine. Perfetto. Ancora per poco. Allora, vediamo un po' se riesco a fargli un Kinder sorpresa. Quando ho un secondo. Non ne ho fatto fuori neanche uno. Aspetta, perfetto. Ah, c'ho i pruriti nella vita vera, c'ho i pruriti nella vita vera. Un attimo di pazienza. Un attimo di pazienza. Aia. Aspettate un attimo, quale parte di un attimo di pazienza non era chiara? Ah, wow, il frutto. Pezzo di erba. E poi ci muori male male. Vediamo il tizio dalla distanza con le spade laser. Ok, e ora finiamo di bullizzare il bastardone. Direi che ero quel tizio di sotto di nuovo. Ciccia, manina. Oh, perfetto. Hai imparato qualcosa viaggiando per la galassia? Sì, che a volte è meglio non fare domande. Sante parole. Non bisogna mai abbassare la guardia. Sì, soprattutto quello. Mi sono perso? Assolutamente sì. Non mi dire che quella zona era facoltativa? E, oh mio Dio. Sarei potuto andare in questa direzione? Oh, porco cane. No, no, non mi metto neanche ad affrontarli. Vediamo di proseguire.
Levati, bastardo. E chi si è visto si è visto. Tanto dalla distanza non mi possono attaccare, credo. Marin, quindi com'è che hai iniziato ad aiutare il cammino? Durante i miei viaggi ho aiutato delle persone in difficoltà a nascondersi dall'interno. È così che ho scoperto il cammino. Ma fai da aggrapparti su ste rocce, ciccio. Ok, aspetta, che ora bisogna risaltare. Io un salvataggio lo vorrei. Ok, possiamo sbloccare una scorciatoia. Vai, bidino. Ah, mi avrebbe fatto comodo prima. Ok, molto molto bene. Oddio, che brutta zona, ragazzi. Qui mi attaccheranno, ma pop uno sfacelo. No? Tutto tranquillo? Ah, lo prendo come un sì. Allora, gioco, io volevo anche concludere l'episodio, perché sono qui da un bel po' di tempo. Da quando spara le serrature, Cal? Questa è nuova? Sensori audio? Caminoano! Ok, sono contento per te. Questi sono ovunque nella base di Sir. Sì, sono antichi sistemi di sicurezza, lasciati da chi ci ha preceduti. Quando l'impero è arrivato, gli anacoreti hanno iniziato ad usarli. La tecnologia antica è meno vistosa. Esatto. Ok, spara la sferetta, vai. E olè! Ottimo. Ben fatto, andiamo avanti. Sì, però aspetta un secondo che mi riserve questo. Io non c'ho il teletrasporto, ciccia. Te ne devi fare un attacco anche di ragione da mia manina. Era tutto calcolato. Tutto calcolato. Oh mio Dio. Mi sa che quello lassù è il tempio, vero? Sono diretti al rifugio del pellegrino. Il rifugio si trova lì? Sì, il tempio è abbandonato e ben fortificato. Il posto perfetto per nascondersi dall'impero. Così pensavamo. Troveremo fratello Armias. Lo spero. Useremo la via secondaria, è quella più rapida. Sì, sì. No, non per criticare, è tutto molto bello. Però perché dobbiamo scegliere sempre la strada più complicata? No, dico sul serio. È stata una strada tanto complicata. Ho bisogno di un punto di salvataggio. Guai in vista. Porca, ma almeno siamo la miseria. Uno per Kela. Vaffanclub. Ok, spero che non ce ne siano altri perché sarebbe una bastardata. È di proporzioni bibliche. Nemici in arrivo. Dimmi qualcosa che non so, bloccalo. Ok, perché avevo paura che non si schivasse in tempo. Occhio, 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 schivatone. Ottimo. Mi conviene aspettare che lei ricarichi la sua abilità. Aspetta, occhio, occhio. Cal! Non è niente, sono io che sono stato ferito, ma vabbè, dettagli. Dai, attacca, 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 attacca. Ok, schiva, 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 pura. Perfetto. A parte che lo potrei anche attaccare dalla distanza. Aspetta. Non so perché non è partita la spada laser. Ok, bloccatone. E ricontra attaccone. Sì, è morto, niente, è morto. Ma come fare gli attacchi, bastardo? Au! Sono pronta. Non mi voglio arrabbiare. Sono morto che il mostro aveva tipo il 3% di HP. Sì, il problema è che devo rifare tutto. È una giornata difficile. Cioè, dovevo finire l'episodio. Facciamo che l'episodio lo finiamo qua. E noi ci rivediamo allo scontro col mostro, perché sono un attimino provato. Sono le 2 di notte, vorrei andare anche a dormire un attimino. E porca la miseria, ma è una stracocchia di gioia. Signori, ancora una volta una grande puntata. Ci siamo visitati 26 pianeti, abbiamo fatto i big giri, porca miseria, questo episodio. Eri già stata qui? Sì, ho salvato un pellegrino da un assaltatore non lontano da qui. A posto, grazie dell'aneddoto. Dicevo, nel prossimo episodio vediamo ovviamente di raggiungere quel cocchio di tempio e dovremo affrontare... È lì che stiamo andando, ma per ora dobbiamo prendere la strada più lunga. Sì, mi fai fare l'outro? Dicevo, dovremmo ancora affrontare l'impero pronto a farci il culo a strisce. Pertanto, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio fare le big saunozze nel deserto. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!